Un monastero antichissimo, un torrente che è costato 15 anni di lavori e milioni di euro. Ecco a voi la Badiazza, al buio. Siamo a buio, quando c'era la luce era bello, ci sentivamo un po'. Anche perché è una zona turistica, qua c'è la chiesa, salgono pullman, i turisti. Al buio dove devono andare? Sì, perché dalla conclusione dei lavori, era febbraio dello scorso anno, non è stato ultimato l'allaccio della luce per via dei contenziosi fra il comune e l'azienda che eroga il servizio. Non riusciamo a raggiungere gli alloggi perché c'è il buio e non troviamo neanche il buco della serratura. Siamo abbandonati qua da tutti e da tutto. Pochi giorni fa ad illuminare l'antico borgo è stato il fuoco vivo delle torce tenute in mano dagli abitanti, che da oltre un mese sono rimasti al buio e chiedono a gran voce e con una fiaccolata che l'impianto di pubblica illuminazione venga attivato, per la loro sicurezza e per quella di chi ha voglia di visitare il monastero e godere del fascino notturno delle antiche mura.